Hai presente il 2 novembre? L'eterno riposo non adoro, Signore. No, questo non è un video sul 2 novembre, anche perché è già passato. Ma ci siamo quasi, visto che parliamo di morte. L'eterno riposo non adoro, Signore. È già la morte, il nostro più grande mistero. Infatti c'è chi dice che dopo la morte tutto finisce e dopo non c'è assolutamente niente. E nulla. E chi invece dice che la vita continua anche dopo la morte. Può ancora risorgere. E questa è una questione dibattuta da sempre, eh? Anche ai tempi di Gesù c'era chi credeva nella resurrezione, tipo i farisei, e chi no, tipo i sadducei. Anzi, saranno proprio i sadducei a sottoporre un quesito assurdo a Gesù. Ma se una donna sposata rimane vedova, no? E la sposa il fratello di lui, no? E poi rimane vedova di nuovo, no? E allora la sposa il terzo fratello, no? E poi muore e la sposa il quarto, no? Tranquillo, sono solo 7 fratelli, poi basta. Insomma, se tutti e 7 la sposano, visto che dopo la morte la vita continua, sta donna di chi sarà moglie? Ma che razza di problema è? A parte che i sadducei scelgono una situazione al limite del possibile. Cioè, mi sembra difficile che sia veramente accaduta questa cosa. Ma poi, dove porta questa domanda? Da nessuna parte! È un vicolo cieco. E sai quante volte perdiamo tempo a farci domande assurde senza risposta? Infatti, Gesù dirà a questi signori che il problema non è che non c'è una risposta, ma che la domanda è proprio sbagliata. La domanda è mal posta. Perché nell'aldilà non esistono moglie e marito. Sarà così! Esiste solo l'amore. E noi, pensa un po', a volte diciamo il contrario, arrivando addirittura ad affermare che qui l'amore vero non esiste. In altre parole, abbiamo un problema di mentalità con la vita e la morte, perché vediamo la morte come un punto alla fine della frase e stop. E automaticamente diamo un non senso alla vita, come se nascessimo per morire in modo assurdo. E che senso c'ha sta vita così? C'è sempre un buon motivo per vivere. E no, invece la vita un senso ce l'ha e come. E anche la morte c'ha un senso. Infatti la morte non è un punto alla fine della frase, ma una virgola. Perché la frase finisce, è vero, perché finisce il foglio, ma va a capo e continua con un nuovo periodo. E io ti consiglio di continuare a leggere bene sotto e non accanto al foglio. Perché accanto al foglio non trovi niente. Sotto sì, e magari leggendo capisci anche il senso della frase precedente. C'è sempre un...